Benvenuti a questa nuova edizione in diretta di TR24 Sport. Una grande Cesena ha prima festeggiato la salvezza nel campionato di Serie B e poi ha sorpreso il Trapani grazie ai gol di Ciano e Rodriguez. Vediamo il servizio. Missione compiuta per il Cesena. D'accordo, la conquista della salvezza non è esattamente il traguardo che si erano dati i bianconeri ad inizio campionato, ma visto come si erano messe le cose non si può guardare troppo al pelo nell'uovo. Un Cesena che scendeva in campo a Trapani con la consapevolezza di aver già centrato l'obiettivo, ma che non ha comunque regalato nulla ai siculi. Il gol realizzato da Ciano su punizione è un'autentica primizia per Palatifini, sinistro fatato del numero 10, e palla all'incrocio con Pigliacelli completamente immobile. Un Trapani che reagisce prima cogliendo il palo con Legittimo, poi impattando grazie al siluro di Maracchi appena dentro l'area di rigore. Nella ripresa però il Cesena controlla piuttosto agevolmente le folate offensive dei padroni di casa, prima di chiudere i conti col magistrale contropiede condotto sull'asse Ciano-Rodriguez. Giovedì sarà ultima di campionato ed i ragazzi di Camplone cercheranno di replicare quanto messo in mostra a Trapani, anche al cospetto di un Verona, che si giocherà proprio al loro Roger Stadium l'accesso in Serie A. Più che soddisfatto a fine match il tecnico dei bianconeri, Andrea Camplone. Sentiamo allora le sue parole. Sì, diciamo che ci aspettavamo una partita così, loro dovevano per forza vincere, quindi quando devi vincere un pochino ti sbilanci. E sapevamo che potevamo colpirli in ripartenza e così è stato. Molte volte così hanno giocato loro, perché ho visto tante partite di Trapani, molte volte hanno giocato anche loro di ripartenza. Infatti Trapani in ripartenza è molto micidiale, forse oggi sono stati meno fortunati delle altre volte, perché le occasioni le hanno avute e non sono riusciti a segnare. Noi abbiamo sfruttato tutto quello che ci è capitato e siamo stati bravi e abbiamo chiuso un campionato per noi molto difficile fino ad oggi. Ma abbiamo fatto la nostra onesta partita, come abbiamo fatto in tutti gli altri campi di calcio. Siamo entrati forse con più serenità, con più tranquillità sicuramente del Trapani, e siamo stati anche fortunati, abbiamo trovato il gol su una punizione, quindi diciamo che ci è andata bene tutto oggi. Loro sono stati meno fortunati, perché anche loro hanno avuto diverse palle gol e la palla non è voluta entrare, però è stata una partita giocata a viso aperto come doveva essere. Doppietta ad Imola in Superbike di Chas Davis. Dopo il successo di sabato in gara 1, il pilota della Ducati ha replicato anche in gara 2 tenendosi alle spalle le Kawasaki di Rey e Sykes. In servizio. È stato un weekend meraviglioso perché è molto molto vicino a Borgo Panigale. Tanti ducatisti, tanti tifosi per Superbike, per me, per tutti, no? È una gara speciale. Quando vinci è ancora speciale, è molto molto speciale per me vincere qua davanti il tifo italiani. Non è ripartito benissimo, poi invece hai conquistato il primo posto. Il duello tra il secondo e il terzo ti ha un po' agevolato? Sì, il primo parte di gara, quando è stato il bandiera rosso, sono stato un po' indietro, no? Sono fortunato per il bandiera rosso, poi è una gara nuova, ho fatto una buona partenza, anche qualche passaggio buono per vincere la gara. Johnny ha sbagliato l'ultima variante e io ho approfittato per questa cosa. Poi Tom è stato molto veloce, io con un po' di grinta, decimi a decimi, preso lui e rimontato. So. Parliamo adesso di basket. L'Unieuro Forlì è partita col piede giusto nella seconda fase dei play-out, vincendo gara 1 in quella di Chieti col punteggio di 93-90. Domani sera continuerà la serie al Pala Tricalle con palla 2 prevista per le ore 21.
Abbiamo noi mandato la gente dove volevamo e abbiamo fatto loro forzare dei tiri. Per vincere contro questa squadra che ha un talento in attacco importante, innescato ovviamente da Golden, perché la grande differenza oggi l'ha fatta Golden passando la palla, non tanto solo segnando. Se fa queste robe qua diventa molto dura. Golden l'ha capito perché è un signor giocatore. Dobbiamo difendere alla morte. Difendere alla morte anche perché andremo alla settima partita in, ditemi voi in quanti giorni, 12, ok? E di conseguenza le energie, soprattutto in attacco, possono essere insufficienti. Per quello dobbiamo trovare la nostra forza dalla difesa. E avrò bisogno di tutti i 10 giocatori, di tutti i 9 giocatori che ho utilizzato oggi, anche con minutaggi differenti. Quindi noi veniamo da una serie, onestamente, che ha prosciugato tante energie mentali. C'è anche un pizzico di paura. È umano avere paura in certi contesti e quindi questa è un po' una chiave. Però vincendo gara 1, secondo me, un pizzico di fiducia in più l'abbiamo acquisita, anche se i ragazzi sono stati i primi a dire stiamo concentrati e non è successo niente, ripartiamo 0-0. E festeggia anche Ravenna dopo la grande vittoria ottenuta in gara 1 di playoff su Verona. Un successo che assume maggior valore considerando il prolungarsi dell'assenza della stella americana Derrick Marks. Sentiamo allora le parole di coach Antimo Martino. Sicuramente sapevamo che gara 1 poteva darci dei vantaggi. Onestamente pensavo che soprattutto a livello di energia oggi qualche minimo vantaggio potevamo averlo, ed in effetti è stato così, perché credo a livello di presenza sui rimbalzi, sulle palle vaganti, non sempre, però nell'arco dei 40 minuti secondo me ne avevamo di più, e per questo dobbiamo essere felici, ma resettare immediatamente, perché gara 2 sarà una partita completamente diversa, sarà una partita che offrirà dei contenuti diversi, dove troveremo una squadra diversa, perché arriveremo a gara 2 entrambe le squadre con solo 2 giorni di riposo, e dobbiamo cercare di farci trovare pronti sia dal punto di vista fisico sia dal punto di vista tattico per limitare le cose che giustamente Verona preparerà, e quindi niente, vogliamo continuare a far bene. E speriamo che anche martedì di avere un supporto importante del nostro pubblico. Ecco, me lo auguro, ma a riguardo non ho dubbi. Diamo adesso un'occhiata anche alle notizie che sono riportate sui quotidiani in edicola, cominciando con il Corriere di Romagna. Si celebra proprio la grande domenica vissuta dalla basket romagnolo. Ravenna splende, Forlì conquista. Playoff. Nonostante l'assenza di Marks e un palazzetto sconosciuto, allora sì, piega Verona grazie a Super Tambone. E per quanto riguarda invece i playout, l'Unieuro piazza subito il colpo a Chieti, indirizzando così la serie salvezza dalla sua parte. Si parla anche di Superbike. Imola è rossa. Chaz Davis dominatore con la Ducati. In Superstock 1000 vince invece Rinaldi. Una domenica lieta anche per quanto riguarda in Serie A il Bologna. Il doppio destro, 2 gol del Bomber e uno di Di Francesco, perché il Bologna mette al tappeto il Pescara per 3-1. Ironia di Donadoni. Ora spero che non vada anche lui a Montreal. La rinascita dunque della punta che sale a quota 11 reti. Ma andiamo ad ascoltare anche quella che è l'opinione di Luciano Poggi. E adesso è finalmente finita, o perlomeno non è finito il campionato, ancora abbiamo 90 minuti di gioco, ma il Cesena è più che tranquillo, no? Lo era già prima di giocare la partita contro il Trapani, e poi è venuto fuori ancora un altro grande Cesena che ti fa pensare che, come può succedere del resto nel calcio, la partita Roma-Juventus insegna, accaduta appena poche ore fa, come può succedere nel calcio, una partita si può sbagliare in un campionato, e il Cesena la partita che ha sbagliato è stata quella in casa contro il Novara. Lasciamo stare tutte quelle sbagliate nel corso del campionato, ma mi riferisco al termine di questa stagione, quando tutti avevano già cominciato a temere che a causa di quella partita il Cesena poteva eventualmente essersi creato dei guai. Non è stato così. Il Cesena nelle ultime 9 gare ha giocato 9 partite straordinarie, avrebbe meritato di vincerle tutte, anche quella con il Frosinone, ci sono fatta quella con il Novara. E adesso siamo qui ad attendere l'apoteosi finale. Saranno in 5.000, dicono,
all'Orge Stadium Dino Manuzzi del Verona per venire a festeggiare la promozione dei propri beniamini. Dall'altra parte saranno sicuramente più di 12.000 a festeggiare, come giusto, la salvezza. Ed è tutto per quanto riguarda questa edizione di TR24 Sport. Vi ricordo però che potete avere maggiori informazioni sportive consultando il portale tr24.it. Vi ringrazio allora per averci seguito. Arrivederci.